Una rete di 5 itinerari tematici, senza barriere, è quella di Una città in cammino, che offre l'opportunità di andare alla scoperta di curiosità e angoli nascosti di Bergamo anche alle persone con disabilità. Percorsi ispirati all'arte, con protagoniste le opere di Lorenzo Lotto, oppure ai luoghi di cura, come l'ex ospedale di San Marco, e altri con al centro il mondo dell'acqua, i parchi e la cultura d'impresa, rappresentata dai siti di archeologia industriale. Ed è importante perché significa veramente anche una grande apertura culturale e mentale nell'inclusione e nei confronti delle persone con disabilità. Ce n'è bisogno di queste cose qui. Il progetto, ideato e realizzato dall'agenzia di marketing territoriale Oros in collaborazione con la rivista Orobie, attraverso l'app Orobie Active, scaricabile gratuitamente sullo smartphone, propone 5 viaggi cittadini, frutto delle esperienze di esperti, come le guide turistiche Città di Bergamo e non soltanto, tra storia, arte e cultura, avendo come obiettivi, oltre a quello della conoscenza, quelli del turismo sostenibile, della tutela dell'ambiente e della mobilità dolce. Ha proprio come obiettivo quello di rendere la città accessibile a tutto, che è un obiettivo perseguito dalla nostra amministrazione. E sono percorsi molto belli alla scoperta delle tante diverse identità della nostra città. E quindi credo di grande interesse di un turismo lento, quindi scoprire la città in cammino.